dei cerchi nello spazio, che si organizzano per creare degli eleganti arabeschi. Per meglio comprendere la sfera di dimensione 3 nello spazio di dimensione 4, vi mostrerò come riempire lo spazio con dei cerchi e costruire così quella che i matematici chiamano una fibrazione. A proposito, io mi chiamo Heinz Hoff e sono uno dei principali autori dello sviluppo della topologia nella prima metà del XX secolo. Osservate questa superficie torica, riempita di cerchi che sembrano allacciati. Vi spiegherò questa figura. I cerchi, le sfere e i tori sono tra gli oggetti più semplici che un topologo studia. Egli cerca di comprendere i legami tra questi oggetti. Ho lavorato a Berlino, Princeton, Zurigo e il mio nome appare ancora e spesso nella matematica odierna. Teorema di Poincaré-Hoff, invariante di Hoff, algebra di Hoff, fibrazione di Hoff. Ecco il mio ritratto. Ho pubblicato la scoperta della mia fibrazione nel 1931. Ma come sempre bisogna dire che mi sono basato sul lavoro di numerosi predecessori, come ad esempio Clifford, che vedete qui, e che ha lavorato nel XIX secolo in Inghilterra. Cominciamo con qualche spiegazione alla lavagna, questa volta bianca. Che cosa vedete? Mi direte, un piano di dimensione 2. Ebbene, sì e no. È sì un piano di dimensione 2, ma è un piano di dimensione 2 complessa, vale a dire uno spazio di dimensione reale 4. Coraggio, un piccolo sforzo. Ogni punto nel piano è determinato da due coordinate, ma ognuna di queste due coordinate è un numero complesso, il quale è lui stesso definito da due numeri reali. Entrambi gli assi sono delle rette complesse, vale a dire che i punti sugli assi hanno una coordinata che è un numero complesso. Osservate ad esempio il punto 2-i sul primo asse. La stessa cosa sull'altro asse, quello delle ordinate. Qui si vede il punto 1-2i su questo asse. La nostra lavagna è magica, ma sfortunatamente non al punto di permetterci di vedere i due piani contemporaneamente. Nello spazio di dimensione 3, essi si intersecano lungo una retta, mentre nello spazio di dimensione 4 si intersecano solo nell'origine. Dopotutto, sono degli assi. Che cosa vedete adesso? Il cerchio? Sì e no. Quello che vedete, o piuttosto, quello che dovete immaginare, è l'insieme dei punti dello spazio di dimensione 4 che distano uno dall'origine. In altri termini, si tratta niente di meno che della sfera S3. Beh, è chiaro, bisogna lavorare un po' di immaginazione. Osservate comunque come questa sfera incontra il primo asse. La sfera S3 interseca il primo asse sull'insieme dei punti dell'asse a distanza 1 dall'origine. Insomma, la sfera S3 interseca il primo asse lungo un cerchio. La stessa cosa vale per il secondo asse, che interseca la sfera S3 lungo un cerchio rappresentato in blu.
È chiaro che quello che è vero per la retta orizzontale e per quella verticale è vero anche per tutte le altre rette passanti per l'origine. Qui vedete la retta d'equazione z2 uguale meno 2 per z1, ma avremmo potuto fare lo stesso con tutte le rette del tipo z2 uguale a per z1, per un qualsiasi numero complesso a. Così, la sfera S3 di raggio 1 nello spazio di dimensione 4 è riempita di cerchi, uno per ogni retta complessa che passa per l'origine del nostro piano di dimensione complessa 2. Attenzione! Sull'immagine si ha l'impressione che i cerchi rossi si intersechino, ma non è questo il caso in dimensione 4. Le rette si intersecano solo nell'origine e quindi le loro intersezioni con la sfera di raggio 1 in realtà non si intersecano mai. Questa decomposizione della sfera in cerchi sono io ad averla scoperta e da allora la chiamano fibrazione di Hopf. Perché fibrazione? Perché bisogna immaginare come se fossero delle fibre di un tessuto. Noi lo osserveremo adesso per mezzo della proiezione stereografica. Immaginate quindi di proiettare la sfera S3 a partire dal suo polo nord, sullo spazio tangente al polo sud, che è il nostro spazio di dimensione 3. Ecco dunque la proiezione di uno di questi cerchi, che ho ottenuto, come abbiamo visto, prendendo l'intersezione di una retta complessa e della sfera S3 di raggio 1. Ci sono però una moltitudine di tali cerchi, uno per ogni retta complessa passante per l'origine. Per ogni numero complesso A, possiamo considerare la retta z2 uguale a per z1 ed il cerchio a lei associato. Facciamo variare questo numero A, o è la stessa cosa, facciamo ruotare questa retta per osservare come varia il cerchio. Notate come il cerchio talvolta sembra essere una retta, ma è semplicemente perché passa per il polo nord della nostra sfera S3. Osserviamo contemporaneamente due di questi cerchi. In basso a sinistra ci sono i due numeri complessi mobili A, rosso e verde. Osservate il cerchio rosso associato al punto rosso e il cerchio verde associato al punto verde. Come vedete, due cerchi qualsiasi sono allacciati come due anelli di una catena. Impossibile separarli senza romperli. Per curiosità, mettiamo insieme tre cerchi. Guardate la danza di questi tre cerchi allacciati tra di loro. Ed ora prendiamo varie rette complesse, a caso, e osserviamo tutti questi cerchi contemporaneamente. I cerchi riempiono lo spazio e tra di loro non si incontrano mai. È un esempio di struttura fibrata. Cerchiamo di vederci più chiaro
e torniamo per un momento alla lavagna. Vediamo. Abbiamo un cerchio di Hopf per ogni retta. Ogni retta ha un'equazione della forma z2 uguale a per z1, dove a è un numero complesso, la pendenza della retta, che è materializzata dal punto rosso che si muove sulla retta verde. A dire il vero, l'asse verticale non ha un'equazione di questa forma, ma si può dire che questo è il caso in cui a diventa infinito. Non dimentichiamo però che a è un numero complesso. La retta verde è anche lei chiaramente una retta complessa, vale a dire un piano reale. Riassumiamo. Le rette complesse che ci interessano sono completamente descritte da un punto su questa retta complessa, senza dimenticare di aggiungere il punto all'infinito. Abbiamo già visto che se si aggiunge un punto all'infinito alla retta complessa, noi otteniamo la solita sfera S2. Ancora una volta, è la proiezione stereografica. Dunque, le rette complesse che ci interessano sono descritte dai punti della sfera gialla, la sfera S2 di dimensione 2. Per ogni punto di S2 abbiamo dunque un cerchio, ma un cerchio possiamo chiamarlo sfera di dimensione 1, non è vero? E tutti i cerchi riempiono la sfera S3. Ogni punto di S3 appartiene ad uno solo dei cerchi e definisce dunque un punto di S2. E così otteniamo una proiezione della sfera S3 sulla sfera S2. Complicato, non è vero? Il matematico dice che sopra ogni punto della base S2 c'è una fibra che è un cerchio S1 e che lo spazio totale di questa fibrazione è la sfera S3. Sono molto fiero della mia fibrazione, tanto più che è diventato un oggetto fondamentale in topologia.